Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio. Oggi abbiamo con noi Lloyd Codamo, che ha vinto il primo premio nella sezione poesia di Cop for Words 2009. Ciao Lloyd. Ciao, ciao a tutti. Partiamo subito con Proof Rock, questo componimento con il quale hai vinto il primo premio. Una poesia piena di speranza, una società in un territorio dove non hai praticamente spiragli, ti sembra tutto avverso. In Proof Rock ho trovato che si annida proprio la speranza che cerca di far dimenticare ogni avversità circostante alla persona. Ecco. Come ti dicevo prima, secondo me non... nel senso, non, quando tu scrivi, almeno a me capita così, non sai bene di che cosa scriverai, quale sarà il messaggio che verrà fuori, no? Lo capisci sempre dopo, perché non è mai una cosa calcolata, però sì, sono d'accordo, perché Proof è tratta da una poesia di Eliot, e naturalmente non mi accosto assolutamente al nome di Eliot, però... Proof Rock è proprio parte del titolo di un suo componimento che si chiama Il canto d'amore di Sergei Alfred Proof Rock, che è una scrittura abbastanza, insomma, freudiana, diciamo, sono pensieri un po' sciolti. E mi aveva colpito proprio l'incipit di questa poesia che diceva: allora andiamo, tu ed io. Ed è lo stesso incipit che poi gli ho rubato e che ho messo nella mia. Questo allora andiamo è un modo per dire: vabbè, allora alziamoci in piedi e facciamo qualcosa per non lasciarci passare la vita davanti, non lasciare che altri la vivano per noi. Ecco, è più, sì, è ottimistica ed è anche un incitamento, forse un po' anche una ribellione, sì, al fatto di subire la vita piuttosto che di vivere. Poi, appunto, addentriamoci nella poesia proprio. E spesso quando si parla di parole in gioco, in scrittura, si pensa subito alla narrativa, al romanzo, al racconto breve, a generi che sembrano i soli ad essere considerati oggigiorno da un certo pubblico in materia di vendite, anche sono seguiti, forse perché più coinvolgenti. La poesia in questo stato di cose sarà appunto per la sua indole intimista e volta a cercare di tornare sull'ambito psicanalitico, interiore, e sempre più snobbata e tenuta da parte. Secondo te cosa manca alla poesia per essere degnamente valorizzata oggigiorno, sia in ambito culturale che dai media? Io penso che non sia la poesia il problema, nel senso che la poesia sopravvive da secoli, cioè nel senso c'è una storia della poesia lunghissima, tanto quanto appunto gli altri generi narrativi. Io penso che gli aspetti magari siano diversi, nel senso che intanto forse la scuola, io ricordo di essermi accostata alla poesia pochissimi anni fa, perché io sono iscritta all'università e ho fatto un esame di italiano su Montale, su Caproni, e per me sono state una scoperta, nel senso che non, a scuola non li avevo mai studiati così bene, no, le superiori. E forse un po' c'entra anche questo, nel senso che la scuola non te la fa amare la poesia, anche perché io ricordo di aver studiato le solite canoniche, poi magari invece c'è tanto altro da leggere che a scuola non ti viene proposto. E un po' secondo me è il fatto che questa, diciamo, la superficialità è un po' il male di oggi, quindi appunto come dicevi tu, questo aspetto intimista della poesia quasi spaventa, forse non c'è più la voglia di mettersi tanto a pensare, la voglia di mettersi in discussione, quindi non è che manchi qualcosa alla poesia, forse manca qualcosa all'esterno, perché essa abbia il valore che aveva un tempo, no? Sicuramente non c'è più la voglia di scavare nel proprio io e cercare di trovare una risoluzione interiore, ecco, magari si cerca sempre di valorizzare
l'esteriorità. Esatto. Adesso invece ti diamo carta bianca, siamo giunti allo spazio libero, dove puoi parlarci dei tuoi progetti futuri. So che non hai ancora pubblicato nulla, ma non so se è una scelta personale, oppure vuoi cercare che so, uno spazio sul web dove possiamo leggere i tuoi componimenti, un blog, qualcosa del genere. Ma puoi parlare. Questo spazio mi coglie un po' di sorpresa, perché in realtà io non è che sia solita partecipare a concorsi di poesia, intanto perché mi hanno scritta qualcuna, non ne ho scritte tantissimo, saranno 15-20 al massimo, e guarda, alcune non mi piacciono nemmeno, quindi non è che partecipi poi spesso. Questo mi aveva incuriosito e l'ho fatto, ma è stato quasi un caso, quindi io non è che scriva per pubblicare, anche se ti dico la verità, non mi dispiacerebbe, quindi cioè non è che l'abbiano letta in molte le mie poesie, ecco, non sono molto diffuse né sul web né da nessun'altra parte. Progetti in questo momento sinceramente studiando, quindi penso di finire l'università, e mi piacerebbe molto, sì, mi piacerebbe, perché scrivo anche racconti, avevo un progetto anche su un romanzo, ma sono cose che faccio, diciamo, quando c'è il tempo, quando c'è la voglia e quando c'è l'ispirazione, che ci deve essere anche questa, e quindi non c'è niente di definitivo. Adesso stavo lavorando più che altro sul teatro, quindi studio al DAMS, e mi piacerebbe realizzare qualcosa in teatro come regia, perché sto studiando appunto regia. Sì, più che altro adesso mi sto concentrando su quello. Bene, grazie. Ti auguriamo migliori cose per il futuro. Tu continui a scrivere e a sviluppare le tue idee sia in ambito teatrale che nella poesia, insomma, e nella scrittura. Grazie a te. Grazie. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.